Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi voglio parlarvi di un ingrediente molto interessante. Questo ingrediente è la banana. La banana che è un frutto tropicale o un frutto che di normale si mangia crudo, ma ci sono i paesi sudamericani che lo usano, lo mangiano e lo cucinano, lo preparano, lo cucinano e quindi usano il platano che è il cugino della banana. Non è la stessa cosa, sembrano uguali, ma non lo è. Lo usano più che altro crudo, lo fanno fritto e lo mettono in diversi piatti. La banana ha trace più o meno nel 500 a.C. Dicono, che il primo a provare questo frutto era Alessandro Magno. Questo frutto ha tantissime proprietà, ha la vitamina B2, che aiuta a eliminare le tossine dal nostro corpo e, ha tantissimi benefici per i nostri capelli, per la nostra pelle e soprattutto per le nostre unghie. Ha la vitamina B6 che combinata con il magnesio, che è praticamente la banana ha anche il magnesio, stimolano la produzione della serotonina, che è praticamente quella cosa che ci dà la felicità. Quindi la banana è il frutto della felicità. Lascio a voi i commenti. Comunque, contiene potassio, vitamina A, vitamina C e fibre. Fibre che fanno benissimo al nostro intestino, al nostro benessere in generale. E quindi, come non fare maschere a base della nostra amica banana? E quindi ho deciso di condividere con voi alcune maschere che utilizzo io. Ho deciso di condividere con voi la mia maschera preferita in assoluto, che sarebbe con la banana e miele, che veramente vi lascia capelli fantastici e vi lascia una pelle meravigliosa. Comunque, per chi non si è ancora iscritto al mio canale, vi consiglio di iscrivervi al mio canale, mettete mi piace e mettetemi dei commenti, così almeno so che esistete, per favore. Adesso mangio la mia banana e vi lascio al video tutorial. Il mio primo trattamento per il viso e la mia maschera purificante per il viso a base di banana schiacciata e ho aggiunto un pochettino di argilla o Resul, ho aggiunto qualche goccia di limone e ho aggiunto l'olio di mandorle, che potete tranquillamente utilizzare l'olio di avocado o l'olio extravergine.
Il mio secondo trattamento è la mia maschera antiossidante a base di latte di cocco, di acqua di rose e di ovviamente banana. Cosa ne pensate delle mie maschere, soprattutto le maschere per i piedi, che non vi ho fatto vedere come la applico perché vorrei fare un video perfetta e soprattutto veloce. E niente, spero che vi siano piaciute le mie maschere. Il risultato, come vi ho detto, è fantastico. A me mi lascia la pelle super 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 bella. E niente, lo potete utilizzare anche una maschera a base di banane se volete, la prossima volta la farò. Per i capelli ricci o probabilmente i capelli secchi, tanto sono a casa, quindi
procedo con tante maschere. E niente, bella gente, spero che vi sia piaciuto il mio video, spero che mi seguite. Per qualsiasi richiesta, informazione, mi raccomando, scrivetemi, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace e soprattutto seguitemi su Instagram e Facebook. Grazie, bella gente, e alla prossima. Ciao belli, buona giornata!